Considerando il fatto che tifo sia Roma che Gubbio, questa si può considerare la prima vittoria, la mia prima recensione di un successo di una squadra che tifo dopo 5 partite disputate. Come si suol dire, meglio tardi che mai. Benvenuti a tutti, bentornati sul canale dei Marchesi Rossoblu. Parliamo di Ancona Gubbio 1-2. Il Gubbio vince per il secondo anno consecutivo in casa dell'Ancona dopo l'1-0 della passata stagione, vince in rimonta 2-1 e ottiene i suoi primi 3 punti di questo campionato. Una vittoria bella. Si può subito considerare in questo modo. Poi ci sono diversi fattori da considerare. Bisogna parlare un po' della prestazione, della voglia di reagire subito dopo lo svantaggio, del livello del gioco espresso dal primo all'ultimo minuto. Però parto col dire che è stata proprio una vittoria bella. Magari non perfetta se si considera appunto il fatto che abbiamo preso gol. Però se consideriamo appunto tutti gli altri fattori, è una vittoria di cui essere estremamente soddisfatti e che soprattutto ci dà fiducia in vista dei prossimi impegni. Parlando un po' della partita, il primo tempo è stato fondamentalmente equilibrato, non c'è stata una squadra che è sovrastata rispetto all'altra, comunque ci sono state alcune opportunità, è stata una partita abbastanza accesa, però non mi sento di dire che nel primo tempo o l'Ancona e il Gubbio meritavano di stare in vantaggio, il pareggio era fondamentalmente il risultato più giusto. Inizia la ripresa e subito prendiamo gol e andiamo in svantaggio. Questo è chiaramente un qualcosa che si dovrebbe evitare, non bisognerebbe mai prendere gol e ci sta, alla fine la regola del calcio. Però non ci siamo disuniti neanche un secondo. Ed infatti subito dopo siamo riusciti a pareggiare con un cross di Frey, deviato in qualche modo in porta, è considerabile autogol, però comunque diamo il merito a Frey appunto di aver messo un pallone insidioso in mezzo che poi in qualche modo è entrato in porta. Come si suol dire in questi casi, non conta tanto la dinamica del gol, ma l'importante è che l'hai buttata dentro. Anche perché ha dato un segnale che sei comunque in partita e che non ti fai problemi anche a gestire una gara sotto di un gol. Quindi riusciamo subito ad andare sul pareggio e la partita qui cambia drasticamente perché la squadra comincia a crescere, comincia a prendere in mano la partita e poi arriva il 2-1, splendido, splendido, splendido di Galeandro che riesce a fare un colpo di testa spettacolare sul quale il portiere non riesce ad arrivare. Un gol proprio da attaccante consumato e anche in questo caso sono tutte cose che fanno essere positivi in vista del futuro perché è chiaro, non possiamo dare sentenze definitive né in un modo né in un altro, né vincendo né perdendo, perché parliamo proprio dell'inizio del campionato. Tante volte, e ripeto, essendo tifoso romanista e del Gubbio lo so, si inizia bene e poi si cala, oppure al contrario, si inizia male e poi si cresce. I campionati si vedono nel lungo periodo, però, detto questo, non posso non essere contento di un risultato così importante, un risultato che ci permette di essere imbattuti, se possiamo dire, dopo 2 partite, che ci permette comunque di arrivare alla prossima partita in casa con molta più tranquillità e che soprattutto ci fa essere consapevoli che questa è una squadra di Braia. Io l'ho detto anche nel video precedente, credo che come livello tecnico la squadra sia di gran lunga superiore, magari non il doppio, però comunque più forte di quella dell'anno scorso in tutti i reparti e pian piano lo stiamo dimostrando. Adesso chiaramente ci aspettiamo di vedere questi risultati con maggiore continuità, però è importante che il gruppo ci sia, che si riesca a vedere una squadra che sa giocare bene a calcio, che riesce anche a difendersi con ordine e soprattutto a reagire di fronte alle avversità. Dal punto di vista arbitrale, se vogliamo, ci sono dei dubbi da una parte e dall'altra. Secondo me c'era un possibile rigore per noi, ce n'era uno altrettanto netto, comunque c'era anche per loro. Quindi complessivamente possiamo dire che il risultato è giusto perché non c'è stata una che è stata favorita particolarmente rispetto all'altra. Prendiamoci quindi questi 3 punti molto molto importanti e adesso vediamo un po' se riusciremo ad avere la continuità che serve per ambire a obiettivi veramente importanti. Un saluto a tutti, fatemi sapere nei commenti invece voi cosa ne pensate. Ci vediamo presto per un altro video e sempre Forza Gubbio. Ciao ragazzi!